Lo so cosa vi starete chiedendo. Perché sono davanti a un frigorifero? La sai la risposta, l'hai fatto anche tu. Quante volte d'estate ti sei messo davanti al frigorifero per prendere un po' di refrigerio? Quello che sto facendo io oggi, mi sono messo davanti al frigorifero per cercare di prendere un po' di fresco, dato che fa caldo e mentre registro sudo. Ma se rimanessi qui tutta la giornata, col frigorifero aperto, oltre che avere un leggero refrigerio qui, riuscirei a raffreddare tutta la stanza? E quindi potrei non aver bisogno dell'aria condizionata? Ah, e prima che inizi la sigla, ci vediamo nella solita stanza perché, piccolo spoiler, non si può. Altrimenti chi la paga la bolletta? E non è solo per una questione di elettricità, ma ne parliamo dopo. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Prima di rispondere alla domanda di oggi, vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi anche sugli altri social. Prima di rispondere alla domanda, dobbiamo cercare di capire come funziona un frigorifero. Prima di passare alla macchina frigorifera, cerchiamo di capire come funziona il passaggio di calore. L'enunciato di Clausius, il secondo principio, dice questo: non è possibile far passare calore da una sorgente fredda a una sorgente calda, cioè solo le sorgenti calde possono cedere calore, mentre le sorgenti fredde possono solo acquisire calore. Quindi in teoria una macchina frigorifera in natura sarebbe impossibile. Una macchina frigorifera dovrebbe prendere il calore dalla sorgente fredda, cioè all'interno del frigorifero, e darlo all'esterno, che è la sorgente calda. Quindi come si può fare? Qui ci viene in aiuto il primo principio della termodinamica. Delta U è uguale a Q meno L, dove delta U è la variazione di energia interna, L è il lavoro e Q è il calore. Adesso cerchiamo di capire. Delta U, che è l'energia interna, è una grandezza che si accumula all'interno del frigorifero, mentre Q ed L sono delle grandezze che vengono o cedute o acquisite dal frigorifero. Grazie a questo principio noi riusciamo a far invertire il verso del calore, ma non senza un costo. Il costo sarà il lavoro dell'energia elettrica. E infatti il frigorifero senza la corrente elettrica non può funzionare. Dopo un po' che avete staccato la spina, che cosa succede? Che il frigorifero all'interno si riscalda. Quindi abbiamo visto che se gli diamo un po' di lavoro, il frigorifero riesce a invertire il ciclo, riesce a dare calore dalla sorgente fredda a quella calda. Quindi abbiamo visto che grazie a un lavoro svolto io posso dare continuamente calore alla sorgente calda. Adesso vediamo se è possibile, tenendo aperto il frigorifero, raffreddare tutta la stanza. Quando noi apriamo il frigorifero acquisisce naturalmente calore dall'esterno. Quel calore che assorbe lo deve in qualche modo espellere per ritornare alla sua temperatura che abbiamo stabilito. Questo calore che deve cedere, dove lo cede? Dietro. Fateci caso, come vi ho detto prima, dietro è molto caldo. Se io apro il frigorifero, per i primi 2 minuti, diciamo, riesco a percepire il fresco. Lo so, lo abbiamo fatto tutti. Tutti ci siamo messi davanti al frigorifero per prendere un po' di fresco, ma non siamo mai andati oltre un minuto. Quindi vediamo di andare oltre. Dato che a un certo punto il calore assorbito dal frigorifero sarà tantissimo anche il calore ceduto all'esterno e quindi all'interno della stanza stessa. Quindi se noi lasciamo il frigorifero aperto per ore, avremmo l'effetto contrario di quello che speravamo. Cioè abbiamo creato una stufa, perché all'esterno, cioè dietro, avrà ceduto tutto il calore che avrà assorbito e quindi all'interno della stanza sarà più caldo. Quindi non possiamo usare il frigorifero come aria condizionata d'estate. Bene, questo era tutto per oggi. Noi ci vediamo in un prossimo video.